Bene, dici voi che diamo via le telefonate, voi che... sempre no. Con gli ascoltatori, sempre voglio parlare con gli ascoltatori, Francesco. Tu non vuoi dare via le telefonate, no? 049-600-600 e 049-600-838, diamo un po' il via alle telefonate come piace a Francesco. Pronto? Ciao. Velocissimo però, buongiorno. Ho sentito che hanno satanisti in mente i preti, allora... Hanno detto che c'è stato uno che è sulla processa, non mi sembra, perché aveva bruciato i bracci, lo stomaco, con sigarette o col perché queste sigarette sono tutti satanisti, sì. E dopo il bracciale, hanno buttato il bracciale, e allora questo qui voleva prendere in giro i giudici, dicendo che il fuoco andava di qua di là, neanche scherzare non si può. Perché si è agitato il bracciale addosso per forza, ma se questo è delinquente, quello è satanista. Ok. Io ho mania sulla testa, chi ha? Va bene. Ma proprio io dici, il tuo sul testo, non dice no, e poi mi guarda, no. Va bene. E poi mi guarda, no. Ok, ciao. E Alessandro si riferiva naturalmente al processo delle bestie di Satana che viene fatto. Ormai è stato stabilito sia dai magistrati sia dal giudice che satanismo non c'entra assolutamente niente. Erano solo dei delinquenti che manifestavano in un certo modo il loro essere delinquenti. E già è stato chiaro il magistrato, insomma, all'interno della vicenda. Per cui che delle bestie di Satana è un'invenzione giornalistica di solito cacciatore di sette. Soltanto i giornali continuano a parlare di questa stupidaggine e basta. I magistrati l'hanno già spazzata via. Sì, beh, sicuramente quelle erano proprio persone. Ciao. Niente, a proposito, prima parlavi della guerra di Marte, no? Dell'Iraq, così, del conflitto che va a incidere insomma sulla psiche dei soldati. Qua c'è un libro di Jean-Pierre Vernant, non so se lo conosci, sì. Senza frontiere, memoria, mito e politica, cioè lui ha fatto la resistenza in Francia, no? E dentro e fa un raffronto con l'Odissea di Omero, cioè gli eroi greci confrontai appunto con la resistenza e con la guerra, diciamo, odierna. Era che dentro che se, diciamo che all'inizio che se parla lui e con i nostri tempi, con i suoi tempi qua, insomma, con la sua vita, beh, comunque una specie di biografia della guerra e fa un confronto, un raffronto, e in mezzo che c'è un bel spazio, un bel cosa di parla di Achille, appunto, dell'Odissea, di Omero, degli eroi, insomma, greci, e dopo che c'è un sunto finale, ho preso stamattina, non so, ma Vernant sta influenzando molto la cultura francese, ultimamente. Sì, che se... adesso meno, ho preso stamattina, non so, dentro comunque che c'è una bea... Vabbè, Vernant è un'ottima lettura, insomma. Infatti Vernant ultimamente aveva dichiarato, faccio una buona notizia, che noi politeisti siamo una maggioranza. Sì. Dentro parla di Tunisil, parla di... Dopo qua, su Repubblica, posso dire... Certo. Sì. E niente, sulla pagina 21, Los Angeles, la Chiesa confessa, tra noi 126 preti pedofili, dunque c'è una pagina in... A Los Angeles. Sì. Dunque, ve leso quattro finestre, dunque, lo scandalo. Nell'84 Gilbert Goff, un sacerdote della Louisiana, è accusato di violenze su 11 ragazzi. È il primo prete apertamente accusato di pedofilia. Lo scandalo divampa in tutti gli Stati Uniti. Salta fuori che gli abusi erano conosciuti da 10 anni. Le contromisure. Le denunce si moltiplicano. Nel gennaio 2002 la Santa Sede decide di pubblicare le linee guida, tra virgolette, sul trattamento dei pedofili. In una lettera firmata dall'allora cardinale Ratzinger, i casi denunciati devono essere segnalati al Vaticano e tenuti segreti. Dopo qua che si è posto, nei guai... Quella lettera di Ratzinger, yeah, è la lettera per cui Ratzinger è responsabile di tutti gli stupri. La lettera famosa. Esatto, Ratzinger è responsabile di tutti gli stupri avvenuti perché li ha coperti, esatto, pur sapendo che esisteva. Esatto. Cioè, io ai miei tempi, molti anni fa, si parla degli anni 80, primi anni 80, questa norma veniva applicata in maniera sistematica.
per cui siccome bene o male noi abbiamo che la legge è uguale per tutti, e dopo che demo fate un po' voi, gli demo prima comunione, gli demo tranquillamente, credo capio, a cresima gli va, gli sei sicuri, credo capio, sì. Sono sicuri tra le mani. Christine O, quella che ha fatto uno dei libri sulla droga, ha cominciato a prendere la droga in oratorio. Esatto, forse. Per dopo, cui, vabbè. Sempre nella finestra a Boston, nei guai, l'arcidiocesi di Boston deve vendere beni per 100 milioni di dollari per gestire 500 vittime per evitare il fallimento. Sotto accusa è anche il cardinale Lowe, accusato al Boston Globe di aver coperto i sacerdoti. Ricordiamo che il cardinale Lowe è stato promosso e gli hanno dato una chiesa a Roma. Ecco, bancarotta a Portland, l'ultima finestrea, l'arcidiocesi di Portland e di Oregon finisce nella bufera. È stata citata da 130 persone che si dicono vittime di abusi da parte dei preti, non è in grado di risarcirle e alla fine è costretta a dichiarare bancarotta. È una pagina intera con tanto di fotografie da gente che... Sai, se risparmiavano lì ci fosse qualcosa che riuscivano a pagare. Se è l'ICI, 3 anni di ICI arretrata, si va a pagare. Con tante fotografie qua di Gil per l'arcivescovo Lo, ma che belle facce, niente, tutto qua dopo. Dopo che si uccide qua su Corriere della Sera con... e parla dell'uso politico della storia, della Persia, Stalingrado, e parla della guerra, di appunto Tucidide. Di un terribile amore per la guerra. E la storia, appunto. È tutto qua. Vado avanti. Grazie. Ringrazio. Io con l'articolo sulla Repubblica ce l'avrò la prossima trasmissione. Sì, una bella pagina. Non prendo mai gestico io. Fatalità è pagina 21. Perché? No, sai perché? Perché io qua la pagina 21 della Repubblica del 10 di ottobre, sì, che parla una Gerusalemme, una Gerusalemme a Tiberiade. Israele apre ai tre evangelisti, Pater Robertson tratta per un parco della cristianità. Ecco, c'è proprio per bilanciare le due pagine. Un colpo alla botte e una dopo che adesso comunque che sei più avanti, sempre la Repubblica di oggi, che sei anche se parla di Darwin, sui animali, che sei anche vari articoli che potevo tirare fuori anche oggi, sei Darwin sotto processo perché i creazionisti, perché è allucinante, sì, sì. È allucinante. Mamma mia, ciao Tosi. Ciao. Ma la cosa più allucinante, Francesco, è che quando noi diciamo, cioè quando la scienza dice c'è una teoria, è perché ha accumulato una quantità tale di prove, che comunque, chiaramente all'interno di quella teoria puoi giocare finché vuoi, cioè ci sono tutta una serie di cose sconosciute, però ha accumulato una tale quantità di prove che è difficile andargli contro. Loro pretendono che una fantasia erotica del Dio creatore diventi una teoria. Sì, ma esiste una nuova teoria che si affianca, che è quella dell'intervento intelligente. Dio creatore, Francesco. Sì, cioè, infatti. Non sono abituato a usare molto sofismi, cioè io e i sofisti non siamo molto. No, ma vedi, c'è un discorso da fare che quando noi possiamo dire che basta osservarci attorno e vedere la molteplicità della vita, basta guardarci attorno e non trovare nessun Dio creatore. Cioè nel senso che se noi diciamo che la vita è multipla, che è diversificata, basta, lo possono verificare tutti. Pronto? Io Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Allora, conosci la legge di causa effetto o no? No. Dimmi, la conosci No, non c'è. Come no? Non c'è. Perché i bambini non si reincarnano più, lo sai perché? Perché ci sono i preti pedofili col cavolo. Hai capito? Ho capito. Va bene, dai. Comunque così, vi ringrazio veramente perché è stata un'ottima trasmissione, veramente. Vi ringrazio di saluto. Grazie. Ok, ciao. Anche i battuti di Giampaolo tirano un po' su di morale, diciamo così, in questa giornata estremamente faticosa. Pronto? Sì? C'è? Ascolta, io mi chiedevo, ma i cattolici che esistono al mondo, no? O meno in Italia, sono un numero perché sono battezzati? C'è anche questa discussione in corso, sì. Cioè, perché io sono cattolico e sono stato battezzato, anche voi immagino, no? Sì. Abbiamo subito questa violenza, sì. Ecco, però in realtà io immagino che ce ne siano molto pochi di numeri di cattolici, no? Sì, sì, si parla attorno al 25%. Allora, se io volessi andare a San Pietro e dire adesso io vi do indietro il mio battesimo, no, non è consentito. Non l'accettano.
accettano? No. No. Allora, io posso anche fare di causa per danni morali? Io... No, perché la violenza è stata perpetrata dai tuoi genitori. Sono loro che ti hanno portato a fare questo, chiaramente per induzione, però dovresti denunciare la Chiesa Cattolica per manipolazione mentale. Appunto, ma anche loro sono adulti e hanno fatto quello che mi hanno fatto. Scusa. Eh sì. Allora bisogna proporre una legge che non si può battezzare a uno fino a che non ha 18 anni. Sì, comunque sa, non si, sa, no, almeno se viene battezzato che non venga marchiato su registri. No, che non, cioè, lo Stato dovrebbe dire che non si battezza, non si battezza, rimane un fatto privato. Non si battezza fino a che uno non è età adulta, io mio figlio non l'ho battezzato. Cioè, visto che appunto questo... Guarda che siamo in molti che non hanno battezzato i figli, e cominciano a fare una percentuale abbastanza consistente. Ma a me i danni chi mi ripagano? Nessuno. Noi siamo quelli che hanno cominciato a lavorare presto e sono quelli che andranno in pensione tardi perché non ci sono più soldi. Beh, allora siamo a posto, cioè, loro mi hanno usato una violenza perché erano consenziosi adulti, quindi non è che sono solo i genitori. Certo. Perché voglio dire, io mi ricordo i miei genitori, sì, facevano queste cose, ma ai preti ci credevano poco e niente. Da vecchi contadini. Lo so, ma dovevo seguire la tradizione, sennò il vicino li guardava male. Allora non si può fare niente. No, esiste una prassi che è stata fatta dalla Chiesa in cui il prete potrebbe mettere sul registro un'annotazione uscito, ma è una cosa abbastanza, diciamo così, più formale che non reale. Sì, questo è avvenuto nel Trevigiano, un fatto del genere. Un fatto è avvenuto, ma... Resto marchiato, ecco. Sì. Io non voglio essere cattolico, non perché essere per forza. Beh, diventi un'altra religione. Vabbè, quello è da un pezzo. O se non diventi ateo. O almeno potessi sempre commettere un peccato mortale che ti mette fuori dalla comunione con Cristo. Allora vorrei che mi facessi un prezzo, se non va bene. Va bene, okay, grazie. Ti lasciamo te la seta del peccato mortale e di conseguenza. Senti, è un problema non indifferente, ma non tanto perché gli è stata buttata dell'acqua sopra la testa della persona, che è abbastanza irrilevante, ma perché il fatto di aver buttato dell'acqua viene utilizzato vita naturale durante. Sì. Cioè le persone sono marchiate, o meglio, gli altri ritengono che le persone siano marchiate a vita. Ed è estremamente grave. L'unica cosa è purtroppo cambiare religione. Ecco, pensate che poi è gravissimo, perché col battesimo addirittura anche il potere dei genitori viene meno. Cioè, per la Chiesa Cattolica c'è un affievolirsi della patria potestà, cioè patria potestà intendo il potere della madre e del padre sul figlio, proprio perché non appartiene più a loro, ma appartiene alla Chiesa Cattolica. Cioè, questo è un concetto teologico che è ancora presente. Perciò se i nostri politici andassero avanti in questa strada nel dare potere alla Chiesa Cattolica, potrebbero essere allontanati i figli battezzati di coppie che non sono cristiane o che non sono dei devoti o che non seguono la volontà della Chiesa. Questa non è un'ipotesi, è un dato concreto che è presente nel diritto canonico, proprio perché il diritto canonico riconosce il diritto di sottrarre i figli ai genitori se i genitori non sono in grado di mantenere fede al principio, appunto, e al valore che gli riconosce il battesimo. Perciò pensate che quando voi lasciate fare un battesimo, in realtà è che rinunciate al potere di educare i vostri figli, ed è un principio pericolosissimo. L'importante è che ognuno si dia da fare. Può sembrare una sciocchezza, una cosa marginale, una cosa non importante, ma in realtà è proprio la base, è la pietra miliare, la pietra di fondamento, cercare di convincere e di dimostrare la pericolosità del battesimo. Perciò per un bambino che non viene battezzato, in realtà noi abbiamo una grande vittoria. Ciao a tutti. Ciao. Mi domando una cosa, anzitutto leggendo alcuni giornali di parte sicuramente, però a mio avviso molto più democratici di altri, mi riferisco al Manifesto, in questo caso potrebbero essere anche altri, comunque molto limitati, diciamo, sulla scena del, appunto, in ambito politico, possiamo dire. Ho appreso che i morti in Pakistan sono circa 40.000. Leggo altri giornali, quantomeno guardo rassegne stampa,
mi riferisco a giornali tipo Libero, il Giornale e simili, diciamo di ambito di centrodestra, e apprendo che sono 20.000, 23.000. Io allora domando a... Adriano, io ho dati oltre 200.000. Appunto, io cioè, i miei dati sono una società in cui l'informazione non è trasparente assolutamente. E voglio chiedere a gente che legge questi giornali, io conosco diversi anche qui in radio che lo dicono, tipo Pierfranco, il nostro amico Leonardo ed altri ancora, io domando a loro, ma qual è la cifra giusta? Siamo sicuri appunto che... No, quello la che cifra giusta non lo potremo mai sapere, perché ognuno deve legge i giornali e comunica le informazioni che gli arrivano per i giornali. Quindi noi non possiamo verificare quale che sia la cifra giusta, però ti ripeto, alcune mie fonti parlano di centinaia di migliaia sì. E diretti, e poi ci sono tutte le condizioni indirette, cioè chi muore per scarsa assistenza, chi le condizioni di vita, la denutrizione, tutto quello che mi è arrivato. Però questi dati sono manovrati e manipolati, sicuramente sappiamo a livello alto e dai potenti del mondo, per cui diciamo, vivendo in un paese cattolico, siamo obbligati a subire delle cifre che sono assolutamente irreali. Sì, comunque... ma poi noi ci meravigliamo che danno notizie la velina che si mette con Biagi piuttosto di Albano o altre. Ma quelle sono notizie che danno fastidio, queste sono notizie che riempiono le pagine, Adriano. Appunto, no? ma riempiono le pagine a chi ha la testa vuota, che non ha un minimo di responsabilità oggettiva, certo, di quello che succede nel mondo. Comunque è un paese islamico, ci sono i musulmani nel Pakistan, okay. per cui diciamo che a noi è inutile, siamo un popolo ipocrita e non ce ne frega un cazzo di loro, insomma. Non è proprio così, che siano 10.000 o 100.000, no, per noi è comportamenti proprio veramente miseri i nostri, secondo me. Dovremmo fare tutto un discorso sull'informazione, sulla manipolazione dell'informazione. Adriano, io ti do uno spunto. C'è un paese dell'area interessato al terremoto. Se vuoi parlare per telefono, scusa. No, non ce la fa col telefono. C'è un paese dell'area. C'è un paese dell'area gli aiuti. Che ha rifiutato gli aiuti, che ha preso il terremoto. Che ti do uno spunto e riflettici sopra. Va bene, Adriano, devo mettere giù per il momento e chiudo, ci sentiamo dopo. Ciao. Io devo chiudere qui la trasmissione. E l'argomento sarebbe interessantissimo, aprirebbe una cosa molto particolare e come sempre ha a che fare con gli interessi cattolici. Non comunque, neanche la pubblicità, ciao a tutti. Chiaramente c'è neanche la sigla c'è al Vise, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Spero di portarvi qualche novità. Ciao.